più 10 palle in mano per Caserta, 6:30 da giocare, terzo fallo di squadra per la Dinamo, ne ha due invece Caserta. Brooks fitta la conclusione, penetrazione e a momenti trovava il canestro, con questo rimbalzo lo trova adesso, arriva a quota 20 e arriva a più 12 Caserta. Gentile collaborazione di Caserta, eh beh certo, perché se Caserta continua così. Ancora Brooks, pallone per Michelori, legnata di Marques Grene, due tiri liberi per Michelori. Comunque, che con dalla lunetta un rapporto controverso, anche se quest'anno tira col 69-2. Andrea, quanto è migliorato Brooks rispetto, non che l'anno scorso fosse asino, anzi, guarda, anzi Federico Pasquini, no lo so, mi lo so, sempre detto che lo so, è vero, fantastico. Però quanta sicurezza ha in più quest'anno, quanta sicurezza, ogni azione attacca il canestro e poi anche ora, hai visto, è stato raddoppiato, ha trovato immediatamente il passaggio. Che fare? Bel problema, ancora Brooks, attacca il canestro. Oh là là, ripeto, Brooks, questo l'anno scorso non ce l'aveva Andrea, nel senso, beh, anche nel suo orologio che va all'Oine, esatto, ora ha, una ha trovato una sicurezza veramente incredibile. Palla in mano, con la sfera nelle mani, eh beh, loro contente, la giocano, la giocano tutti, certo, i 24-3 secondi alla fine, la perde, canestro facile concesso a Trova. No, ma che stoppata, ma che bravo, e chi è la, di chi è la sì, stoppata? Però Andrea, anche qua, bravo, bravo, nome a caso, bravo Brooks, nome a caso. Però Thomas, non ti dico che devi andare a schiacciare, però a proteggerti, troppo morbido, a proteggerti il tiro, sì.